Io le nuovo presentato una cosa che secondo me è bellissima, lo Yoga Book. Cos'è lo Yoga Book? È fondamentalmente un notebook, mi scuso per la luce, ma è veramente infame, ha la cerniera che ha fatto diventare famosi il nuovo Yoga, vedete, si può girare da questa parte. Qua abbiamo un altoparlante, il pulsante per il volume e il pulsante per accendere e spegnere, oltre all'uscita per le cuffie. Da questa parte invece c'è l'altro altoparlante, l'HDMI e lo slot probabilmente per mettere dentro una micro SD. Ma la cosa veramente eccezionale è questa, ve la faccio vedere subito. Per tutto c'è una penna qua e non so se sarà in dotazione, hanno annunciato i prezzi, versione Android, versione Windows 10, versione Android che costa 599 euro, e versione Windows 10 mi sembra 699 euro. Ma guardate cosa succede se io prendo gli appunti con la penna e sto scrivendo su un foglio di carta con una penna a sfera, probabilmente una penna particolare, vedete? Gli appunti mi vengono replicati sul display, veramente una cosa bellissima. Poi posso anche usare il dito per scrivere, cambiare il tipo di penna, non sono state dichiarate tante specifiche tecniche qua a Berlino, quindi non so dirvi i livelli di pressione di questa penna e la tecnologia. Vi dico che è un Intel Atom X5 il processore. Questo blocco note si può tranquillamente togliere perché possiamo trasformare il notebook in un, diciamo, due in uno. Vedete, la tastiera è virtuale, si accende in questo modo, abbiamo qua la possibilità di utilizzare il trackpad e poi una tastiera che è praticamente completamente estesa. Vediamo se riusciamo a uscire. Qua abbiamo la versione Android, andiamo nella home page, facciamo uno swipe verso il basso, volevo vedere le informazioni del sistema, così giusto per avere qualche informazione in più. Android, vedete, è in versione 6.0.1 e per il resto è un tablet Android tutto per tutto, ma lo ritengo veramente quasi geniale perché utilizzo così da chiuso, piccolo, è forse più piccolo di una 4, molto sottile, molto leggero, non costa tra virgolette tantissimo, può essere girato da questa parte per utilizzarlo a modo di tablet oppure, come abbiamo visto prima, con il blocco appunti. Approfondirò non appena riuscirò a recuperarne uno, in una situazione magari un po' più comoda, poi stanno facendo un po' di